2024 si è aperto da pochi giorni, siamo qua di nuovo con i nostri format dedicati al territorio del Canavese, ai personaggi che segnano la nostra zona, regalano emozioni. In questo caso noi andiamo a parlare di arte, anzi più arti, perché in questo caso stiamo parlando di musica, di teatro, ma anche di cinema, con un personaggio che appunto è partito da un piccolo paese del nostro territorio, Belperga, io sono anche cittadino e sono fiero di dire che sono stato anche un suo compagno di scuola. Ha fatto una carriera, sta facendo una carriera strepitosa, sia appunto per ciò che riguarda il teatro ma anche la musica. Oggi viene a raccontarci la sua carriera, a raccontarsi e anche a analizzare un po' quello che è il discorso culturale del Canavese, che è un territorio che ha bisogno di cultura, ha fame di cultura. Melena Giglio, buongiorno. Ciao Davide, Grazie di bentrovato. esserci venuta a trovare. Grazie a voi. Melania, tu effettivamente in questi anni della tua carriera, che stanno avanti, l'ho detto prima, ed effettivamente è strepitosa perché ti abbiamo visto e ti vediamo sui migliori palchi, sia nazionali che internazionali. Hai lavorato e stai lavorando con artisti di altissimo livello. Vorremmo appunto che ci raccontassi un po' di te, ma partendo dall'inizio, quindi facciamo i primi step. Tu appunto ti diplomi qua nel territorio canavesano, poi vai a Torino allo Stabile e di lì inizia la tua carriera. Ma raccontaci bene che cos'è che ti ha portato a scegliere questa strada. Allora, intanto ci tengo a ricordare che è stato molto importante il ruolo che hanno avuto alcuni miei insegnanti al liceo classico Botta di Ivrea. E ci tengo a ricordarlo perché appunto il ruolo che hanno gli insegnanti, non solo la famiglia, ma il ruolo che ha la scuola, il ruolo che hanno gli insegnanti nello stimolarti, nel farti scoprire appunto l'arte, diverse forme di espressione. Per me è stata fondamentale, quindi io ho avuto la fortuna, sebbene come ti ricorderai negli anni 90, in quel periodo i teatri erano inattivi, il Giacosa era ancora chiuso, a Ivrea c'erano pochissime possibilità di poter vedere il teatro. Ecco, proprio per questo l'operazione che hanno fatto alcuni miei insegnanti al liceo Botta di Ivrea è stata veramente importante, perché per esempio la mia professoressa d'inglese ci faceva leggere Shakespeare in inglese, facendoci recitare le battute, era molto divertente. Il mio professore di italiano ci faceva studiare l'Orlando Furioso facendoci vedere quello di Luca Ronconi. Non a caso. C'era Oreste Valente, un caro amico che saluto, che faceva i piccoli corsi di teatro il pomeriggio per chi voleva. Insomma, il liceo ha avuto in qualche modo il ruolo forse di supplire anche a una mancanza del territorio. E questo è stato però per me determinante, perché io appunto ho visto l'Orlando Furioso di Luca Ronconi. Ho visto recitare Mariangela Melato, vabbè, meravigliosa Straordinario. diva del teatro italiano, e ho detto, oddio, come sarebbe bello poterlo fare. E quindi, poi un anno e mezzo dopo, quando mi sono diplomata, ero già a Torino, avevo già cominciato la mia carriera universitaria, Classica. classica, insomma, iscritta a giurisprudenza, insomma, gli studi proprio da giurista tout court. E un giorno apro la stampa, il giornale, e leggo che Luca Ronconi, quello dell'Orlando Furioso, faceva i provini per la sua scuola di teatro, perché per la prima volta diventava direttore, di un'accademia. Quindi io ho detto, beh, io lo voglio fare, Ti ci sei provo. gettata. Tutti a dirmi, sei pazza, cosa stai facendo? Tu devi fare l'università, tu devi finire l'università, cosa fai? Eccetera, eccetera. Ma io ho seguito un po' una follia, se vuoi, Alla faccia, un istinto. certo. Perché quando mi chiedono a dire, ma tu cioè, avevi già intenzione di fare l'attrice? Cioè, no, nel senso, è sempre rimasto un qualcosa che mi ronzava in testa, che mi sarebbe piaciuto fare, però non avevo nemmeno la struttura mentale o le possibilità reali intorno a me per dire vado a fare una scuola di teatro. Quindi mi sono preparata per questo provino,
dove non sapevo fare assolutamente niente, cioè, proprio gettata, ma gettata di istinto, una cosa completamente istintiva, non avevo nemmeno la dizione italiana corretta, cioè ho fatto sicuramente un sacco di errori, però diciamo che mi sono buttata a preparare questa audizione con molto impegno. E alla fine, in modo altrettanto folle, cioè io folle a provarci, però Ronconi altrettanto follemente mi ha presa nella sua scuola. Permettimi, probabilmente aveva visto che c'era un seme da meno male, da coltivare. Sì, sì, infatti, no vabbè, del tutto schifo non devo avergli no, fatto. Assolutamente no. Comunque sì, da lì è cominciato un percorso per me molto intenso che mi ha veramente impegnato la mente e l'anima in maniera totale. Infatti dopo un anno e mezzo ho lasciato l'università perché gli studi di giurisprudenza, cioè se li vuoi fare bene devi far quello, certo. Non è che li puoi fare facendo a altro. E poi soprattutto sono stata molto fortunata perché ho cominciato a lavorare subito. Cioè Ronconi mi ha chiamato subito a fare il coro della Medea con Franco Branceroli, poi ho cominciato anche a lavorare sulla voce, sul canto, che è l'altra mia grande passione, certo. E poi sono stata presa da Massimo Ranieri per fare Hollywood, il musical, e quindi poi abbiamo cominciato tournée su tournée, e da lì da una cosa ne è scaturita un'altra e siamo arrivati qui. Tu effettivamente hai lavorato con e stai lavorando con grandissimi artisti, i grandi del teatro, e come hai sottolineato l'altra grande passione è la musica, e tu sei riuscita in più occasioni a unire queste due passioni e a trasformare e a fare spettacoli, tra l'altro portando sul palco delle artiste straordinarie, da Mia Martini, Amy Winehouse, Edith Piaf. Ecco, cos'è la musica anche per te, il canto, oltre che il teatro? Ma diciamo che inizialmente, sai, in Italia si vedono sempre le cose molto a settori, no? Un po' troppo, cosa che per esempio, ecco, questo tipo di divisioni così rigide negli Stati Uniti non esistono. Quindi inizialmente mi veniva detta la classica cosa: ah, ma devi scegliere, o fai la cantante o fai l'attrice, ma cosa fai? Invece io non mi sono mai piegata a questa cosa, perché ho detto, ma scusa, ma perché? Cioè il canto per me è una fonte espressiva fondamentale, una delle cose che mi dà proprio gioia, e quindi io ho sempre cercato nel mio percorso di contaminare il mio percorso sulla recitazione con il mio percorso sul canto. Quindi alla fine però i fatti mi hanno dato ragione, perché appunto ho fatto il musical con Massimo Ranieri, certo. E poi nella seconda fase della mia carriera, già in fase un po' più matura, mi sono proprio scritta degli spettacoli dove ho potuto fondere la prosa con l'aspetto musicale, e quindi è nata questa piccola trilogia, potremmo chiamarla. Tanto hai scelto delle artiste meravigliose. No, meravigliose, che è un piacere ricordare, è un piacere onorare, no? Quindi ho fatto il primo spettacolo su Edith Piaf. Ho detto, ma chissà come andrà, cioè, sai, perché era, ho detto, è la prima cosa che scrivo, stiamo a vedere, no? E invece ha avuto un'accoglienza molto molto bella, e quindi lo portiamo in giro ancora adesso. A metà gennaio peraltro per gli amici del Piemonte siamo a Varallo il 15 gennaio, quindi chi vuole vedere lo spettacolo su Edith Piaf lo può vedere in Piemonte. E quindi niente, insomma, ho fuso queste due arti creando questa piccola trilogia, quindi Edith Piaf, Mia Martini e adesso Amy Winehouse. Beh, ripeto, sicuramente emozioni che regali agli spettatori, ma che provi anche naturalmente a livello personale. Che emozione hai provato la prima volta che sei salita su un palco di fronte a centinaia di persone, in uno spettacolo? Quello è stato forse la cosa che ti ha fatto proprio scattare,
facendoti dire questa è la vita che voglio fare? Ma sicuramente sì, ho avuto una sensazione anche lì molto poco razionale, naturalmente, molto irrazionale, però la sensazione che ho avuto è stata proprio quella di dire mi sento a casa. Beh, bellissimo. Cioè, mi sento a casa mia. Mi ricordo che c'erano i primi saggi che facevo, i primi tentativi. Mio nonno ai tempi lavorava in Svizzera, ma era a casa in quel periodo e mi ha visto fare la primissima cosa che facevo al liceo, sul palco, una parte peraltro piccolissima, e mi ha guardato e mi ha detto: sai che sembra che hai fatto solo quello da sempre? Era proprio tuo. Sì, e quindi io ho seguito molto questo istinto. Io mi sento, quando sono in teatro, io mi sento a casa, cioè mi sento a casa mia. Proprio dimensione perfetta, dove esprimersi al meglio. Sì, sì, per me è così. Beh, ti sei calata perfettamente in quello che è la tua dimensione, è giusto così. Esatto. Teatro, musica, cinema. Cinema un po' meno, però... Sì, cinema un po' meno, nel senso che il teatro mi ha assorbita tanto, certo, tanto, tanto. Quindi ho fatto alcune cose, poche, molto belle, molto di qualità. Devo dire, anche in quel caso sono stata fortunata. Ho fatto il Riccardo va all'inferno con la regia di Roberta Torre, Massimo Ranieri protagonista di nuovo. Io e Massimo proprio... ogni tanto il destino ci fa incontrare. E poi ho fatto la videoopera di Peter Greenaway, che è stata proiettata per tantissimo tempo alla Reggia di Venaria. Stiamo parlando anche di un altro artista non da poco. Poi ultimamente ho fatto un bellissimo cortometraggio di Giuseppe Tesi, che è uno Stabat Mater, assieme ai detenuti del carcere della casa circondariale di Pistoia, anche molto bello, che è stato premiato e ha avuto molta, molta fortuna. E adesso pare ci siano altri progetti, per scaramanzia non dico nulla. Però sì, finora diciamo che il teatro mi ha molto molto assorbito, anche proprio a livello banalmente di tempo, cioè se tu sei continuamente in teatro a fare tournée, cioè è anche difficile dedicarsi al cinema, però cioè, secondo me ci sarà una fase, io ho come la sensazione che ci sarà una fase della mia vita dove, perché mi piacerebbe approfondire anche quello strumento, quel filone, certo. Secondo me prima o poi succederà, tanto ci sono un sacco di attori di teatro che poi si mettono a fare il cinema in tarda età, sarò una di quelle. Siamo giovanissimi. Siamo dei fiori. No, vabbè, ma intendo che magari potrebbe anche succedere fra 15-20 anni, che ne sai, no? A molti attori di teatro è successo così. È vero, è vero. Altra cosa che segna la tua carriera è il fatto che tu sei anche insegnante. Sì. Quindi trasmetti anche agli altri ciò che hai imparato, ciò che vivi, quindi non solo la parte emozionale, ma cerchi anche di indirizzare nuove generazioni verso il teatro. Ecco, cosa significa anche lavorare con i giovani, tu che sei appunto iniziato da giovanissima a fare questo mestiere, e anche le differenze che ci sono quando hai iniziato tu ai giovani di oggi? Allora, intanto per me l'insegnamento è un'esperienza che mi piace tantissimo fare. Cioè, io non lo giudico, cioè alcuni dicono: ah, Madonna, devo insegnare, come giusto, devo portare a casa un po' di soldi in più questo mese. Ecco, per me non è mai stato questo. Cioè, per me l'insegnamento è veramente una cosa che mi appassiona tantissimo. Cioè, mi piace tantissimo aiutare i giovani talenti a crescere, a trovare se stessi, a trovare la propria strada, a trovare quello che è più giusto per loro. Quindi anche l'insegnamento, come ti dicevo, è nato un po' per gioco e poi è diventato una parte importante della mia professione. Adesso io insegno all'Accademia dell'Inda di Siracusa, che ha, insomma, che si concentra giustamente più sul teatro classico, certo, naturalmente, che ha la supervisione di Mauro Avogadro, che è stato uno dei miei maestri e dei miei insegnanti a Torino, quindi sono molto felice di questa esperienza. Un'altra esperienza molto bella che sto facendo
e all'Accademia del Teatro Quirino, diretto da Guglielmo Ferro, che è appena nata, è nata quest'anno. Ti dico, mi piace l'idea di poter trasmettere a un giovane non soltanto quello che so, certo, che è anche una cosa sì che mi interessa certamente, ma fino a un certo punto, cioè a me interessa proprio portare i talenti a scoprirsi, portare i talenti a trovare se stessi, a trovare la propria strada, a mettersi in gioco, a cercare, sì, di fare quello step necessario per avere il coraggio che hai avuto tu, dicevo la verità. Però vedi, come per me è stato importante avere degli insegnanti, certo, che questo, perché mi hanno stimolata, che mi hanno fatto vedere delle strade possibili, no? Questo per me è stato fondamentale, quindi è questo che io cerco di fare con i giovani talenti. Sei partita dal Canavese, oggi dicevamo prima telecamere spente in una chiacchierata informale, vivi naturalmente molto più su Roma, appunto, poi in giro naturalmente in tour, però la tua anima è canavesana, il tuo trascorso è canavesano. Da canavesana che ha avuto queste esperienze, vive queste esperienze di altissimo livello nella tua carriera, come giudichi la parte culturale, teatrale, musicale del territorio canavesano? Che cosa Canavese dovrebbe fare per cercare di un pochettino evolversi rispetto a quello che è forse il momento attuale? Ma diciamo che ci sono anche delle manifestazioni sicuramente degne di interesse e di grande qualità, però onestamente si dovrebbe fare molto di più. Cioè, io credo che il Canavese abbia del potenziale molto bello, perché ha gli spazi sia estivi che invernali per poter fare delle stagioni teatrali e musicali di livello, ma sai, io credo che intanto il problema principale è che ancora, secondo me, sul territorio, non da tutti, per carità, sì, grazie, certo, a Dio, non da tutti, ma sul territorio ancora l'attività culturale, la kermesse artistica viene vista come un costo, come un problema, come una fatica e non, certo, come una risorsa che permette al territorio di svilupparsi. Cioè, e questo è il problema, secondo me. Quindi è un problema di testa degli amministratori, perché poi gli artisti, come tu sai bene, gli artisti possono proporre idee, possono mettersi a disposizione, certo, ma poi quello che fa la differenza è che ci devono essere delle amministrazioni che si mettono anche a collaborare fra le varie amministrazioni, e trovano le famose sinergie di cui si parla tanto, ma poi alla fine, cioè, facciamole però queste sinergie, perché capisci, ci sono degli spazi meravigliosi che non vengono mai utilizzati, c'è troppa poca offerta culturale, troppo poca, sia d'inverno che d'estate. E questo è un problema, mi spiace, della cultura amministrativa, certo, che c'è in Canavese. Perché tu devi sapere che se tu organizzi un piccolo festival, dove sì, certo che è un lavoro, certo che è uno sforzo, perché devi lavorarci, certo, devi trovare il personale, devi trovare i soldi, devi trovare gli sponsor, certo che è un lavoro. Però è un lavoro che porta un indotto al tuo territorio, che fa conoscere il tuo territorio. E questo molto spesso, mi rendo conto, che viene anche visto come in contrasto con la nostra tradizione industriale o artigianale, se vuoi. Ma questa è una follia, se ci pensi, perché molti territori che sono molto sviluppati dal punto di vista industriale, anzi sono le industrie stesse che si fanno promotrici di eventi culturali, di festival della letteratura, festival di teatro, festival musicali, e queste sono cose che fanno conoscere il tuo territorio, fanno conoscere i tuoi prodotti, creano un indotto. Cioè, in Canavese, se tu ci pensi,
quando io devo far venire ospiti, perché a volte provo degli spettacoli qui, o grazie a Dio a volte c'è qualche amministratore illuminato che qualcosa organizza e vengo a fare qualcosa qui, molto poco devo dirti, però qualcosa ogni tanto c'è, una luce in fondo al tunnel, no? Ma a volte ho anche difficoltà a trovare gli alberghi, a trovare le strutture ricettive, questo te la dice lunga sul fatto che il canavese non ha ancora capito che la cultura, l'evento culturale e l'indotto turistico creano ricchezza. È chiaro che necessitano di un investimento, ma poi creano una ricchezza. Ecco, questo ancora proprio non... Siamo ancora un po' distanti. Un po' distanti dal mondo ideale, ma noi siamo anche fiduciosi, ecco. È vero che si dice sempre, il canavese ci arriva un po' in ritardo su tante cose, ma alla fine ci arriva. È vero che dovremmo, come dici giustamente tu, anche prendere un po' di spunto da altre realtà, poi neanche poi tante, a tante decine di chilometri di distanza, perché basta prendere l'autostrada, andare verso la parte sud del Piemonte, ma anche a volte la parte nord-est, e ti ritrovi effettivamente con realtà dove il turismo sta diventando sempre più forte, e il turismo è legato anche al fatto di organizzare eventi culturali a 360 gradi. Ma certo, perché il turista che viene a visitare un territorio, è chiaro, vuole vedere le bellezze naturali, però vuole avere le strutture ricettive, certo. E soprattutto vuole, cioè, tu immagina, no, cos'è i vari luoghi, per esempio, che abbiamo all'aperto, meravigliosi d'estate, no? Penso ai cortili, ai castelli, adesso senza andare ad andare nello specifico, sì, però sì. Sappiamo tutti quali... Però quali ce ne sono meravigliosi, esatto. Aree verdi, tantissime. Ma anche scenografie naturali meravigliose, cioè quel luogo lì, se viene vissuto attraverso uno Shakespeare, se viene vissuto attraverso un concerto di musica classica, ma anche la persona che l'ha visto mille volte lo vedrà in un modo diverso, cioè acquisterà una magia, acquisterà un fascino, e quindi questo è il modo per far conoscere il nostro territorio, per renderlo attrattivo, certo. No? Quindi su questo bisogna ancora lavorare tanto, però io credo che se non lo facciamo è un po' un peccato per noi, no? Dobbiamo crescere anche sotto questo punto di vista, sì. E sicuramente credo che questo tuo suggerimento, non la critica, ma un suggerimento che stai dando in questo momento possa essere importante e debba essere colto. Siamo quasi arrivati alla fine di questa nostra chiacchierata, avremo sicuramente modo e ti rinviteremo più avanti, perché potremmo stare delle ore a raccontare la tua carriera. Sicuramente ti faccio ancora un paio di domande. Una è quella legata a quello che sono i tuoi trascorsi, quindi quali sono eventualmente, visto che avrai vissuto sicuramente tanti aneddoti, quali sono le cose belle o le cose un po' più particolari, ma anche eventualmente gli artisti con cui ti sei trovata a lavorare meglio, o comunque che ti sono date emozioni maggiori. Bah, guarda, io sono stata una gran privilegiata, devo dirti, ho avuto una fortuna sfacciata, perché ho lavorato con i più grandi, quindi veramente, sì, effettivamente potrei stare qui delle ore, non lo farò, niente paura, ma potrei stare qui delle ore. Sicuramente fra i ricordi più belli di tutti questi anni così pazzi, così sfrenati, un ricordo bellissimo sono le cene interminabili con Gigi Proietti, che è stato grande, Gigi, che è stato il nostro direttore artistico per 15 anni al Globe Theater di Roma, insomma uno dei teatri shakespeariani più importanti d'Italia. E niente, dopo gli spettacoli Gigi veniva sempre a vedere le prime, le prove generali, le prove, eccetera, eccetera. Molto poi, presente. Molto presente, ma anche molto fiducioso, cioè una presenza affettuosa e di grande ascolto, ma senza l'invadenza di chi vuole decidere al posto tuo. Quindi veramente un artista che ci ha dato delle grandi possibilità. E quindi dopo si andavano a fare queste cene fino alle 3 del mattino interminabili, dove insomma si raccontavano barzellette, si cantavano gli stornelli, si beveva, perché non erano cene astemie, mettiamola così.
E quindi sicuramente quello è un ricordo bellissimo che ho del mio lavoro, ma anche certi momenti in scena con Giorgio Albertazzi durante la tempesta, con Ugo Pagliai, tanti, con Franco Branciaroli, cioè io sono stata con Massimo Ranieri, ci siamo divertiti tantissimo. Tutti sempre nomi straordinari. Straordinari, sì, ma anche con i miei colleghi con cui ho diviso spettacoli meravigliosi, quindi sono stata molto molto fortunata, devo dirti. Ho tanti ricordi belli da portarmi dietro. Io mi permetto di dire che più che la fortuna la bravura, perché sei bravo. Vabbè, ci provo, faccio del mio meglio. Ma oddio, non saresti ai livelli che hai raggiunto e neanche oggi come oggi faresti quello che stai facendo se tu non fossi brava, permettimi. Chiudiamo con chiedendoti, 2024 che si è appena aperto, Melania Giglio, che cosa farà in questo 2024? Quello naturalmente che puoi raccontarci. No, ma allora sarà un 2024 bello intenso, che parte già alla grande, e avrò insomma diversi spettacoli in tour. Quello su Edith Piaf, come abbiamo già accennato, che viene ripreso per il sesto anno consecutivo, quindi sono molto, molto felice che la nostra Edith ancora trovi il suo spazio, con la regia di Daniele Salvo. E poi negli ultimi mesi ho avuto la fortuna di debuttare con due spettacoli per me molto importanti. Uno è Io e Lei, di Fiamma Satta, Le confessioni della sclerosi multipla, uno spettacolo che ha appena debuttato all'Off of Theater di Roma, prodotto dalla Cardellino di Silvio Orlando, e che sarà in tournée, uno spettacolo molto bello, molto emozionante, molto importante. E poi lo spettacolo su Amy Winehouse, prodotto dalla Bistremila di Marioletta Bideri, e tutti con la regia di Daniele Salvo, con cui collaboro oramai da quasi 25 anni, quindi tanto. E quindi questi sono gli spettacoli che avrò in giro. Ah no, e avremo in giro anche gli spettacoli del Globe Theatre, quelli più piccoli che girano, quindi Venere e Adone di William Shakespeare e i sonetti di William Shakespeare. Quindi insomma, di roba da fare ne ho. Direi che le giornate e le serate sono piene. Sì. Complimenti, Melania, grazie veramente di averci regalato questo momento, di esserci venuta a trovare e di aver anche condiviso con noi una parte piccola rispetto all'enorme carriera che hai fatto e che farai. Naturalmente un grande in bocca al lupo, no? Si dice? Crepi. Sì, si dice. Si dice, e come abbiamo anche accennato prima, ci farebbe piacere poi riaverti o qua in presenza, eventualmente anche a distanza, perché appunto sappiamo quanti sono i tuoi impegni, per raccontarci quello che fai, quello che farai e naturalmente le emozioni che stai regalando a tante persone. Grazie a voi, a presto, grazie. Grazie mille.